Io dovrei parlare della crisi del 29 e di come la crisi del 29 si trasforma in una depressione mondiale, che è già un primo problema di non immediata chiarezza, appunto. E vorrei provare a farlo ponendo una serie di domande, una serie di problemi che poi, come dire, così confidando nell'aiuto reciproco, perché dobbiamo sperimentare questa nuova formula, potremo discutere nei gruppi successivamente. Prima di tutto, queste crisi del Novecento, vediamolo un attimo da lontano, sono, come è stato già anticipato, sono crisi globali, anche se sono in qualche modo differenziate, no? Forse quella degli anni 30 è veramente una crisi globale, cioè nessuno rimane indifferente, neppure l'Unione Sovietica, che tutti dicono essere fuori dal circuito, ma anche lei negli anni 30 in realtà ha continuato a fare quello che faceva durante l'epoca zarista, cioè esportava materie prime, e anche lei si trova in difficoltà da questo punto di vista, anche se il suo mercato, come dire, è i suoi rapporti, diciamo, economico-commerciali sono estremamente ridotti. Quindi nessuno viene risparmiato dalla crisi degli anni 30, o meglio, crisi del 29 e depressione degli anni 30, mentre invece sia nel 73, negli anni 70, sia oggi, come ci ha detto Scipione, la questione, come dire, è a pelle di leopardo, è a macchia di leopardo. Però il fatto di dire che queste crisi sono globali ci pone la prima domanda: da quando possiamo parlare che esista un'economia globale integrata? Ovvero, anche qui c'è una considerazione che ha fatto, non sulla globalizzazione, sulla periodizzazione, è un po' anche un modo per presentarmi. Io ho scritto un libricino, che anch'esso giustamente non ha, non ha letto nessuno, nel 2003, che si chiama Verso una società planetaria, che è esattamente un tentativo di spiegare che questa economia mondiale nasce nel cinquantennio che precede la prima guerra mondiale, con caratteri che sono impressionantemente simili alle dinamiche degli ultimi decenni, proprio dal punto di vista delle dinamiche culturali e non solo meramente economiche. Quindi una ipotetica risposta che avanzo, o perlomeno diciamo una proposta di periodizzazione, è che noi dovremmo considerare la nascita di questa economia globale almeno, diciamo, negli ultimi 50 anni, in una prospettiva coerente degli ultimi 150 anni. Perché? Perché noi abbiamo questo fenomeno di integrazione che è produttiva e commerciale soprattutto, in cui negli ultimi 150 anni nascono i mercati mondiali organizzati, sottolineo organizzati, per esempio delle derrate. Cioè è alla fine dell'Ottocento in cui tutte queste cose avvengono, e avvengono inventando degli strumenti particolari, che sono strumenti, guarda caso, finanziari. Altra cosa da dire, ecco che la finanza, il rapporto tra finanza e sviluppo economico, va vista in una sua evoluzione, in cui anche nella finanza si innova e si inventano aggeggi e strumenti e istituzioni, non solo nel mondo produttivo. Quindi, primo warning, dobbiamo stare attenti a non essere vittima di un pregiudizio sviluppista, orrendo neologismo, no? In cui noi immaginiamo lo sviluppo come sinonimo di industriale. No, attenzione, esistono altre dimensioni, finanza e commercio, che sono altrettanto e forse addirittura più innovative e trasformative, diciamo così, che il settore meramente produttivo. Qual è questa invenzione chiave? L'hanno avevano già fatto, ecco, diciamo, le prospettive della storia globale che ci aiutano un po' a prendere le distanze. L'avevano già fatto i giapponesi a metà Settecento. Sono le futures, sono i contratti sul quelli che poi si chiamano derivati, che hanno tutta una loro storia, e che per esempio vengono inventati come un contratto che serviva a evitare i rischi, pensate, i rischi sulle oscillazioni di prezzo a breve termine sul mercato del grano. Ma quando il mercato del grano diventa mondiale? A metà Ottocento.